È bello vederti viva e vegeta, signora. È bello vederti viva e vegeta. Che piacere vederti. Bene, dannazione. Sei qui da poco, eh? Mi chiamo. Beh, Moriarty pensa di esserlo. Niente, non. È chiuso per una ragione: non farti strane idee. Cosa ti serve? Sì, cosa c'è? Sicuro, signorina, cos'hai per me? Bene, ok, fammi contare i tappi. Tu vai a Point Lookout. Mi serve il tuo aiuto. Mia figlia si è imbarcata sulla duchessa Gambit qualche settimana. Non l'ho più sentita, ma se vai là puoi cercarla, ti prego. Ti aiuterò in ogni modo. Grazie mille. Si chiama Nadine ed è andata via circa 2 settimane fa. Voleva scoprire il... Quel tizio, Tobar, ha detto che l'ha lasciata a Point Lookout. Chissà dove sarà ora. Non so se... So solo che è il luogo in cui Tobar si rifornisce. Circolano voci che questo luogo sia pieno di paludi e piante assassine. Ma io non ne so. Ha più o meno la tua età. Ha i capelli tinti rosso. Mi ha detto che andava in cerca di fortuna. E io pensavo fosse troppo. È scappata via senza... Ti do il benvenuto. Sono Tobar, il traghettatore, e questo splendido vascello è la duchessa Gambit. Siamo appena tornati da Point Lookout, ma ripartiremo tra poco. Ti interessa? Dal tuo aspetto direi che arrivi dalla zona contaminata, quindi andrò direttamente al punto. A Point Lookout troverai cibo sano e fresco, indigeni misteriosi e tesori ancora. Ma fai attenzione perché non troverai solo mostriciattoli esotici e indigeni inospitali. Quindi, se sei troppo delicata, rimani qui. Avresti dovuto vederla nei suoi giorni migliori. Abbiamo viaggiato moltissimo, dal Commonwealth a Broken Bands. Sono stati dei bei tempi, ma oggi non è più al massimo dell'efficienza. Sì, ma per ora la missione a Point Lookout è già abbastanza impegnativa. Abbiamo un accordo come trasporto merci e qualche viaggiatore occasionale. Nadine, ragazzaccia insolente con più curiosità che buonsenso. Ha dato così fastidio durante il viaggio che l'avrei volentieri gettata a mare. Si è salvata solo perché mi ricordava molto me alla sua età. Non l'ho più vista da quando siamo arrivati a Point Lookout. Conoscendola, sono sicuro che si è cacciata in qualche guaio. Uh,
A sud, da questo lato della baia, c'è una spiaggia paludosa chiamata Point Lu. Oh, ha veramente tutto. Rovine. Se la tua curiosità è indomabile, ti... Non sono mica una guida turistica. Se vuoi visitare Point... Cerchi fortuna e successo? Vuoi coltivare i deliziosi frutti di punga? O vuoi morire su queste orrende spiagge? Una volta che avrai il biglietto, entra in cabina e si... Non sono mica una guida turistica. Buon viaggio! Do il benvenuto a Point Lookout. Il viaggio è andato bene. Il tempo è bello e umido e tutto là fuori è splendido come sempre. Sembra che non sia cambiato nulla dalla mia ultima visita, a parte tutto il fumo che ho visto arrivando. No, non molto. Solo la vecchia villa di Calvert. Solo un'immensa tenuta abbandonata piena di roba da saccheggiare. Sa, in effetti ti avevo detto che Point Lookout era perfetta per una caccia al tesoro. Ma sono rare le giornate in cui pervengono segnali come... Dipende da cosa stai cercando. Se ti servono rifornimenti, vai al negozio alla fine del porto. Comodo. E mi daranno dei tappi per averti mandato. Se hai bisogno di un posto dove stare, c'è un vecchio motel in città. I letti... E se vuoi cacciare, c'è un tizio chiamato Plick che gestisce un club a nord-est. Però è riservato a chi ha grana da spendere. Buon viaggio!
impuro. Non so chi sei, ma devi aiutarmi se vuoi sopravvivere. Sono stati lì tutta la notte. Credo che stiano per aprire una breccia nelle mura interne. Seguimi, sto andando a controllare. Sembra che arrivino dal piano superiore. Brigati, seguimi. Attraversa queste porte e sali le scale. Scopri da dove arrivano e fermali. Io darò un'occhiata alle telecamere qui. Sbrigati! Thank you.
porte ai non illuminati. Thank you.
Ehi, qua! Ottimo lavoro. Sbrigati e vieni qui. Sembra che stiano per aprire una breccia nell'ala est. Sbrigati, entra prima che ne... Scopri da dove arrivano e fermali. Terrò gli occhi bene aperti. Thank you.